si stima che l'incidenza della malattia stia sempre più aumentando. Ad oggi siamo intorno al 15-20% di tutte le forme di demenza. In Italia resta in continua crescita il numero dei malati di Alzheimer, così come in Toscana e Arezzo, dove i casi negli ultimi anni sono addirittura quasi raddoppiati. In Toscana si stima che circa 80.000 pazienti sono affetti da demenza, di cui però a questi vanno aggiunti circa 60.000 che sono affetti da una cosiddetta condizione intermedia. Nella zona aretina abbiamo circa 7.000 pazienti colpiti da patologia di Alzheimer. Uno stile di vita sano e screening di prevenzione aiutano a contrastare l'Alzheimer. Ci sono dei test sia ematici che dell'ICOR che ci consentono di porre il sospetto della malattia. Il primo MOVENS che deve far sospettare un iniziale declino cognitivo è la capacità da parte del soggetto di non avere più quelle performance cognitive che aveva prima. Quindi un primo campanello d'allarme è dimenticarsi le varie cose. Di fronte a questa situazione è opportuno rivolgersi al proprio medico di famiglia che sia impostando un percorso all'inizio di tipo diagnostico, ma poi soprattutto deve indirizzare il paziente a quelli che sono i CDCD, cioè i centri per disturbi cognitivi e demenze presenti in maniera capillare sul territorio, e questo ci consente di intercettare in fase iniziale la patologia, mettendo in atto tutti quelli che sono i sistemi di prevenzione, diciamo, innanzitutto cercare di modificare quelli che sono gli stili di vita. Una cura definitiva non esiste ancora, ma ci sono farmaci che possono rallentare il declino cognitivo e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Ad oggi noi abbiamo dei farmaci sintomatici, ovvero che vanno in parte a controllare i disturbi in fase iniziale della patologia. Sono diciamo, in studio alcuni anticorpi monoclonali. Ancora siamo agli albori della terapia perché purtroppo l'eziologia della malattologia di Alzheimer è un'eziologia multifattoriale e quindi non sappiamo esattamente qual è il target e dove agire il bersaglio. L'Alzheimer è senza dubbio una malattia fortemente invalidante con un forte impatto sulla qualità di vita del paziente e di chi l'assiste. Per questo motivo la ASL Toscana Sud-Est sta potenziando, grazie a fondi europei, i centri per i disturbi cognitivi e le demenze presenti ormai in tutta l'area vasta. Ci stiamo attivando per potenziare anche la figura del neuropsicologo all'interno del CDCD, a cui si associa anche un counseling per quanto riguarda il caregiver. Inoltre stanno nascendo delle strutture sul territorio sia di semiresidenziali che residenziali che consentono in qualche modo di alleviare lo stress ai familiari.